Tribunale di Pescara, Aula Alessandrini, magistrati, giuristi, dirigenti ministeriali, avvocati si confrontano sulla giustizia riparativa, quella che punta cioè a sanare la frattura a volte drammatica tra la vittima e l'attore del delitto, passando per una trasformazione del castigo pena in riconciliazione. E questo è un'opzione al processo penale. È un punto di forza della riforma della ministra Cartabia. Se ne parla comunque da almeno 20 anni. Siamo in piena riforma cosiddetta Cartabia, l'aspetto della giustizia riparativa è un fulcro di questa riforma. Ci fa un esempio concreto? Noi abbiamo seguito un ragazzo che ha incendiato il bosco di Sarno. Questo ragazzo ha scontato la sua pena e quando stava per rientrare nel suo paese, quel paese che aveva ferito, abbiamo organizzato un incontro di pacificazione con tutto il consiglio comunale, il ragazzo e la sua famiglia. Il ragazzo da una parte si sarebbe impegnato al rimboscamento e dall'altra con la prospettiva di una città, del sindaco, della giunta comunale, dei cittadini di riaccogliere comunque un loro cittadino. Oggi la mediazione penale viene praticata nell'ambito della giustizia minorile, nei percorsi di messa alla prova e quindi di riparazione del fatto di reato. C'è anche un risvolto economico in questa forma di approccio alla giustizia? Beh, se è giustizia riparativa significa anche riparare il danno procurato alla vittima. La vittima ormai ha assunto un rilievo nel processo penale che non è più quello di un tempo, maggiore, è più coinvolta e viene a essere così coinvolta anche nella giustizia riparativa. È ovvio che nel momento in cui la persona che chiede un'alternativa al processo è consapevole del percorso che va a fare e consideriamo poi l'esito positivo di questa misura comporta l'estinzione del reato, noi diamo la possibilità allo Stato di risparmiare molto in termini di processi, ma soprattutto di dare alle persone una seconda chance che va a vantaggio della comunità. Un recupero. Un recupero però, attenzione, un recupero per un soggetto che non è condannato, perché è un soggetto che è ancora nella fase del processo e conseguentemente noi dobbiamo tenere presente che per Costituzione chi non è condannato per noi è un innocente.